Siamo con la dottoressa Lilia Reali, responsabile dell'urologia pediatrica dell'Ospedale del Ponte, un reparto che a Varese vanta una lunghissima tradizione, giusto, dottoressa? Assolutamente sì, la tradizione è decisamente datata perché l'urologia pediatrica è nata a Varese come sezione di urologia dell'urologia dell'adulto nel 1979. La divisione allora era diretta dal professor Aldo Vittorio Bono, che è stato fondamentalmente il mio maestro, mentore in tutti i sensi, chiaramente sia professionalmente sia anche come insegnamenti di vita, perché ritengo che fosse un uomo di grande valore. Dal 2009 invece è sorta la struttura dipartimentale di urologia pediatrica che io dirigo da allora all'interno del Dipartimento della Donna e del Bambino, che era poi il polo materno-infantile precedente. Tantissimi anni di esperienza e tantissimi trattamenti offerti dall'urologia pediatrica all'Ospedale del Ponte per i bambini. Ma assolutamente sì, perché la si può considerare ovviamente virgolettata una super specialità all'interno di quella che può essere una chirurgia pediatrica generale, è sicuramente specifica per settore, quindi ci occupiamo di tutta la patologia congenita e acquisita dell'apparato genitourinario maschile e femminile. Sono diverse ovviamente la diagnostica e la terapia che viene fatta da un punto di vista con tutte le tecniche possibili, quindi endoscopiche, chirurgiche, le mini invasive, dipende ovviamente che tipo, che età il bambino, possono essere diverse a seconda chiaramente della patologia e di quello che deve essere corretto. Ci dà qualche numero che renda un po' la casistica? Ma la casistica è una casistica che prevede all'incirca una valutazione ambulatoriale di 2.000-2.200 bambini all'anno. Stamattina ero giusto in ambulatorio e stavo vedendo che siamo a 1.906, giusto stamattina. Quindi questi sono i numeri che abbiamo mantenuto tranquillamente negli anni e da un punto di vista chirurgico accedono alle nostre sale operatorie annualmente dai 300 ai 320 bambini. Il numero è considerato un numero fisso dovuto più che altro al discorso della possibilità di ricovero correlata ai posti letto, alle disponibilità e tutto quanto. Non siamo solo noi, lavoriamo in un polo appunto materno-infantile dove sono rappresentate tutte le specialità pediatriche e quindi c'è una grande collaborazione, ma c'è anche ovviamente la possibilità di essere chiaramente imbricati l'uno con l'altro per il discorso delle sale Grande, grande operatorie. sinergia con le altre specialità, ma anche Assolutamente sì. poter contare su sale operatorie all'avanguardia e tutte le tecnologie necessarie all'Ospedale del Ponte. Beh, le sale operatorie dell'Ospedale del Ponte sono delle sale operatorie discretamente nuove da un punto di vista di tempistica, ma sicuramente ottimali dal punto di vista tecnologico. Direi che abbiamo tutte le possibilità che ci servono per fare qualsiasi tipo di interventistica, dalla chirurgica all'endoscopica e, come dicevo, la laparoscopica. E forse ci sarà una possibilità del robot in Fieri che stiamo sentendo e prenderemo in E considerazione. con questa anticipazione direi che abbiamo la scusa per tornare a parlare presto di urologia pediatrica e del polo della donna e del bambino all'Ospedale del Ponte di Varese.